Il senso. Solo l'eco del buon ego può far luce al buio cieco. È cantico del buon insegnamento per dar lume a celati pensieri. Ecco il lupo travestirsi d'agnello, a confessare l'ambiguo amore all'altro agnello, e con l'anello firma il suo flagello. Per il vero agnello non v'è più armonia, ma bordello con la certezza dello sfacelo. Ma venne a far chiarezza il suo angelo bello e chiese: «Mio dolce governato, perché non hai prestato ascolto a ciò che io t'ho insegnato?» L'agnello rispose: «Avevo paura della solitudine, e così i miei sensi sono stati celati dal velo ambiguo». Così l'angelo esclamò: «Te lo dissi che l'ascoltare e il sentir, così come il guardare e il veder, non hanno mai il medesimo parer. Or ora il cantico del buon insegnamento viene immesso nel buon portamento. Quel cantico, se è espresso, intona la beata melodia, e l'angelo: «Fa in modo, o mio governato, che la materia non superi la metà del tuo cuore riservata allo spirito. E se userai la materia per lo spirito, vincerai, e ogni tentazione beffeggerai».